Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Lo stadio Maracanã è la casa della selezione verde-oro e ha attualmente una capienza di quasi 79.000 spettatori, ridotta rispetto al passato. In piedi, mano sul cuore e pronti a cantare sulle note dell'amato inno di Mameli. Che brividi! E ora il prossimo! Due club di prestigio uno di fronte all'altro. Camisa quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Per me Fabinho sarà fondamentale. È un mediano di lusso, recupera tanti palloni, ma li sa anche gestire con intelligenza. Ha buoni piedi, sa impostare l'azione e legge il gioco con furbizia ed efficacia. E sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Emerson. A sinistra con il passaggio. Lorenzo Pellegrini. Raspadori. Calcio di punizione per l'Italia. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Battuta lunga. Si lascia abbindolare, recupera palla. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Fabinho. L'Italia sta spingendo molto in avanti da subito. Barella. Palla a Bernardeschi. Locatelli. E abbiamo già superato il quindicesimo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Di Lorenzo, come abbiamo appena visto, non disdegna una sortita in avanti di tanto in tanto. Fabinho. Tocco morbido.
Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Sceglie di andare per vie verticali. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Neymar. Richarlison. La gioca a sinistra. Lucas Paquetá. Calcio di punizione per il Brasile. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Neymar. Splendida reazione del portiere. Ma è stata una grande parata, non era facile, il tiro era davvero potente. Prova a fare tutto da solo. Errore qui, pallone sprecato. Felipe. Lucas Paquetá. Giocata nello spazio, in profondità. Neymar. Intervento impeccabile. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Retropassaggio corto. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Bella azione sulla corsia di sinistra. Usa le sue doti tecniche. Emerson. Neymar. Marquinhos. E a pochi minuti dall'intervallo il gol sarebbe molto pesante. Viene servito bene, è solo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Danilo. Va al cross. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante. Calcio di punizione per l'Italia. Palla a Bernardeschi. Raspadori. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Emerson. Palla verso il centro dell'area. Un minuto di attesa. E qui sarebbe servito un po' più di precisione. L'Italia ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Opta per il tocco corto. Riceve il passaggio. C'è il retropassaggio. Non è troppo lontano. Cerca il tiro. Richarlison. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. E si ricomincia a giocare. L'Italia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Prova a darla profonda, nello spazio.
è libero di creare pericolo. Chiesa, Barella libera il compagno, tenta la conclusione. Calcio di punizione per l'Italia. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Ci sono tanti saltatori. Vediamo chi va sul punto di battuta. Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Bernardeschi. Incredibile! Gol semplicemente incredibile! Una realizzazione fantastica, Fabio, e una grande prova di carattere. È uscito dagli spogliatoi con una marcia in più e si è caricato la squadra sulle spalle. Un colpo di genio. Ci ricorderemo questo gol a lungo. Ha preparato il pallone con cura, voleva metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice. Camisa Vinci. Si ricomincia dall'1-0. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Neymar lo lascia sul posto con una finta. Guadagna metri. Ci prova con un pallone profondo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Pellegrini. Pallone interessante in verticale. Ecco Bernardeschi. Supera il diretto avversario. E non c'è modo di aggirare il difensore. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Lucas Paquetà prova il filtrante. Bella giocata. Cross in mezzo. E va a colpire di testa. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Barella. Pubblico presente na partita Chiesa. Di oggi 81.007 opta per il lancio spettatori. Lungo. E peccato, non ci arriva. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Dani Alves avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Camisa 11. Ribalta il gioco sull'altra Everton fascia. Everton Ribeiro. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Pelo giocatore. Camisa 21. Beh, questo è un passaggio quantomeno Daniel discutibile. Alves. Fabinho. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Renan Lodi ha spazio per affondare. Richarlison. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono. Prova il tiro! Decide di giocare la corta. Palla dentro. Ruba palla in modo magistrale. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Richarlison. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Avanza deciso. Sulla destra, Chiesa. Prova a darla profonda nello spazio. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Palla in avanti verso il compagno. Dani Alves. Neymar. Ottima progressione, palla al piede. La loro caparbietà è evidente.
Purtroppo quello che manca è il tempo. Pellegrini la mette sulla sinistra. Pellegrini allarga il gioco a destra. Sceglie di andare per vie verticali. C'è spazio da sfruttare in verticale. Okay. Non si passa! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Che delusione! Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Lorenzo Pellegrini. Pallone interessante, in verticale. Ottimo intervento di Ederson! Che errore qui, aveva serie possibilità di segnare, peccato. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Substituzione no time do Brasil. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà Camisa tatticamente 7. Nel loro scacchiere. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra Camisa ne avrà beneficio. 19. Everton. Ecco un'occasione di contropiede. Neymar. Everton. Non riesce a mantenere il possesso. Pallone lungo in verticale. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Everton. Alves. Foro indicato. Errore qui, il pallone è sprecato. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. E l'arbitro chiude qui la partita. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Bernardeschi è stato giustamente votato come migliore in campo. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile.